quali sono i momenti salienti, quelli che secondo lei sono stati più entusiasmanti, più carichi, più vivaci, più vivi, perché lei ha visto il periodo d'oro della VM e ma ha visto, ho visto periodi d'oro e periodi, un po' meno d'oro, insomma. Devo dire che quando sono entrato nell'87, avevo 37 anni, era una realtà filmeccanica e voi siete abbastanza giovani, ma vi assicuro che nel Centese non c'è mai stata una grandissima considerazione dell'azienda di Stato, in realtà, che era IRI Filmmeccanica. Io, perché era parastatale, insomma, sì, più o meno. Cioè, io la chiamo azienda di Stato, ma è così, insomma. E quindi ho condiviso, almeno prima di entrare, abbastanza questa idea, mentre invece ho scoperto che si trattava di una realtà particolarmente vivace, che apprezzava questa azienda centese. E io mi sono inserito molto bene, perché venivo da Fiat, venivo dalla Weber Carburatore, del vero, che comunque era al 100% gruppo Fiat da tanto tempo, e ho visto una managerialità, una dirigenza veramente molto valida, e con la quale ho collaborato, ma sono stato molto apprezzato, molto valorizzato, e questo mi ha aiutato subito, perché forse avevo anche un bagaglio importante, ma l'importante c'era che erano recettivi, che era una realtà appunto direzionale molto, molto ben fatta. Il tempo di Vilmo Ferrioli, ancora ragioniere a quel tempo? Il tempo allora era di Brighigna. Tempo allora era di Mario Brighigna, una persona di grandissimo carisma. Fui assunto da Mario Brighigna, e un ingegnere molto eclettico, molto, ripeto, carismatico. I primissimi anni sono stati fatti all'insegna di un rapporto diretto con Mario Brighigna. Poi è chiaro che Filmmeccanica stava dismettendo, IRI si stava liberando di una serie di realtà, lo fece con Alfa Romeo, lo fece anche con VM, per cui l'azienda fu in vendita per un certo tempo e poi fu venduta ad una banca, inglese, la Hong Kong and Shanghai Bank. E lì è stata la prima fase di crisi, perché è stato il primo periodo dove il diesel ha sempre dei su e giù molto particolari, e in quel momento ha avuto delle difficoltà. Adesso ricordiamo i momenti in cui Donald Cattin, che si occupava nel governo di queste cose, fu particolarmente feroce nei confronti dell'emissione del diesel. Cioè, il diesel allora era precamera, quindi era effettivamente, adesso non lo voglio definire inquinante, ma direi un oggetto dal punto di vista dell'impatto dell'ambiente era molto diverso. Il diesel è cambiato dalla notte al giorno nel 1997, quando ha abbracciato interamente, attraverso Fiat, il Common Rail. La prima macchina Common Rail è stata la 156 nel settembre del 97, e da lì in poi ogni mese usciva BMW, usciva Daimler, c'era il Common Rail inventato da Fiat, portato avanti e prodotto da Bosch, è diventato quello che ha fatto passare dalla notte al giorno il diesel. Il periodo della banca è stato un periodo difficile, la banca ci ha creduto, si è trovata una realtà aziendale che perdeva, e poi ci ha creduto al punto che poi, quando l'ha venduta molto bene, perché si è ribaltata completamente la storia. E l'azienda ha ripreso in maniera molto brillante, tant'è vero che quando nel 95 è arrivato Penske, in realtà si è installato in azienda il primo di gennaio del 96, eravamo già in discussione con Cummins, ma si inserì Penske come Detroit Diesel, l'azienda aveva già tutt'altro aspetto.
e devo dire che da allora in poi, anche nei cambi di società, che sono stati tanti, perché siamo stati anche solo Daimler Chrysler, siamo stati solo Penske, solo Detroit Diesel, siamo stati un po' tutto, io ne ho contati 13 dei cambi di proprietà, e fino al momento in cui Penske ha dato via il 50% alla GM, adesso non sto neanche qua a fare i conti dei cambiamenti o meno, dei cambi societari e dei ruoli societari, ma poi si è introdotta GM, poi da GM assieme a Penske e poi GM soltanto, poi GM con Fiat e poi Fiat soltanto. Fiat, io l'ho letta e l'ho sempre letta, la leggo ancora in maniera estremamente positiva, perché dopo tanti cambi di proprietà, comunque tutti buoni, tutti validi in gruppi importanti, che non hanno mai portato via il profitto, non hanno sempre investito, reinvestito, però si tratta di cambi di proprietà, si parla di proprietà sempre straniere, quindi sempre volte prima o poi ad una vendita a chiunque. Fiat e altri per loro, che ci sono stati degli altri gruppi italiani che si sono occupati di VM sia quando lo doveva vendere Finmeccanica, eccetera, però Fiat non ha mai avuto particolari interessi. Quando ha visto il prodotto che abbiamo adesso e lo vide nel 2006, cominciò il primo interesse, che poi è diventato intanto l'acquisizione del 50%, ma il 50% era la scalata per arrivare al 100%, e Fiat è un proprietario, lo dico e so di dire una cosa che si contraddice nelle parole, però è italiano, insomma è radicato in Italia, è chiaro che lo si vede più facilmente in Olanda, in Inghilterra, in America, eccetera, eccetera, però insomma è di nuovo una realtà, è fortunatamente una realtà italiana che ci ha creduto fino ad oggi, che ci ha messo in tante ottime applicazioni dove meritavamo di andare, ma sulle quali punta molto anche per il futuro. Questo è un momento molto particolare del diesel, è un momento molto particolare per VM, è un momento che io definirei, fra virgolette, di bassa. Sono di quei momenti in cui è molto difficile parlare di una situazione particolarmente piacevole. Però, insomma, è un fatto che io ritengo momentaneo e che ritengo addebitabile tutto a quello che è stato il Dieselgate, che come tutti sappiamo non è un Volkswagen Gate, ma un Dieselgate, e quindi ha messo in discussione la motorizzazione diesel proprio in un momento in cui stava spiccando il volo anche in un paese contrario come gli Stati Uniti. Cosa succederà non solo non lo dico perché non lo so, ma se anche lo sapessi non parlerei né di futuro, perché io non ci sono. Era l'ultima domanda, ma sapevo. No, la vedo positivamente, ma non la vedo positivamente, insomma, vedo che è già successo in altri momenti di difficoltà che prima o poi viene fuori quella che io definirei la verità, fra virgolette, cioè, quindi se ti sei comportato bene, se hai un prodotto che si comporta bene, se hai una roba di processo e di persone che è importante, che è ben fatto, che è pensato per essere conforme alle normative, pur nella difficoltà del rispetto delle normative, prima o poi viene la verità, prima o poi viene di nuovo il risultato. Io in questi anni, a cominciare, ripeto, dagli anni 90, ho avuto spesso il dubbio, o gente che mi poneva il dubbio anche sul motore industriale, se continuare o meno, se abbiamo sempre tenuto botta, e devo dire che prima o poi è sempre venuto la soddisfazione. Abbiamo detto praticamente tutto.
No, quello che volevo dire tutti i è salienti. che, ecco, del tutto è un po' quello che avevo messo giù qua, delle persone, perché intanto credo di dover ribadire che appunto FCA, prima l'azienda con i suoi mezzi, FCA poi in questi anni ha messo molto in termini di investimento in ingegneria, prodotti, in linee di produzione, linee e dotazioni logistiche, per cui l'azienda è una di quelle che ha maggiore potenzialità al mondo e questa è una consapevolezza che Fiat ha. L'azienda già, come io avevo trovato Finmeccanica, avevo trovato Weber, è stata pur nei gruppi importanti come Detroit Diesel, come Daimler Chrysler, eccetera, sempre in una gestione che non saprei come definire, se definirla emiliana, casalinga, centese, eccetera. Quindi una versione molto flessibilizzata con una certa autonomia, una certa Locale, possiamo dire. locale. Che costa un poco contro l'internazionalità necessaria per gestire un prodotto di questo Beh, comunque genere, la, è radicata nel territorio, l'ha consolidata anche il rapporto con i ecco, cittadini. ma lo vedo soprattutto nella valorizzazione delle risorse La umane. città la sente sua, Guglielmo, Sì, e come il viceversa, Guercino. come forse la Lamborghini a Sant'Agata o a Borgo Panigale, la Ducati, non lo so. Di sicuro c'è una forte compenetrazione delle migliaia di persone che non sono solo le 1300 dei C'è dipendenti, l'indotto. ma l'indotto, eccetera, Quanto eccetera. fa Quindi, l'indotto qua, più o meno? è difficile, bisogna vedere di cosa parliamo. Parliamo di 100, parliamo del territorio centese, ci Vittorio sono c'è. molte altre centinaia di Sì. persone, molte altre centinaia. Poi lo vede anche nei lavori edili, nei lavori indiretti, eccetera, Indiretto, certo. eccetera, la gente che entra, i lavori che abbiamo fatto per il terremoto, che qualcuno in un qualche modo, come potrei dire, banalizza, ma che in realtà è stato un lavoro per il quale ringrazio sicuramente Regione, Stato, tutto quello che vogliamo, ma è stato voluto, fortemente voluto e ricercato dall'azienda. Sono 13 milioni di euro ribaltati sulla fabbrica che oggi rendono, come posso dire, uno, l'azienda di valore quasi come se fosse fatta ieri e quindi quasi un nuovo fabbricato in termini di sicurezza, eccetera, ma è anche estremamente rispettoso della gente che ci sta sotto, perché l'abbiamo poi visto, noi pensiamo che i terremoti vengano ogni 450 anni, ma abbiamo scoperto in Abruzzo, adesso non facciamo delle brutte previsioni, ma il dovere che hai dal giorno dopo di sistemare e migliorare la struttura, migliorare non è adeguare, migliorare la struttura in grande rispetto delle persone che ci stanno dentro e che ci lavorano, un dovere che senti e che devi fare Sì, perché tutto si il parla sempre prossimo. di fabbriche, ma qui parliamo di persone, di famiglie, di esseri umani che pagano il mutuo, si comprano casa e mantengono i figli a Ecco, io scuola. volevo riservare alle risorse umane una considerazione a parte, perché io ho avuto delle ottime proprietà con cui lavorare e ho avuto anche dei momenti difficili perché soprattutto nei momenti di crisi le proprietà tirano, non dico a scappare, ma a non assumersi proprio tutte le responsabilità possibili, cosa che invece che uno è radicato sul territorio, Ci tiene. conosce per faccia tutte le persone, le famiglie che ci sono dietro, quindi agisce in modo diverso, ma non ho combattuto molto, ho combattuto, ma non ho combattuto molto per avere una proprietà che lasciasse qua i profitti e che
in un qualche modo fosse sempre molto rispettosa di quello che era l'ambiente umano in termini di valorizzazione, in termini di crescita delle risorse umane. C'è anche, se vogliamo, quello che io chiamo un patrimonio che appunto di risorse che è fatto di anche di formazione, se vogliamo, cioè assumiamo persone di alto livello, e quando io penso a questo non è che io pensi necessariamente a dei laureati o altro, penso a gente che anche se fa il portinaio o il magazziniere o l'impiegato di ingegneria o l'impiegato o l'operaio di produzione è comunque un qualcuno che mette attaccamento, impegno, apporto di passione, inventiva. Qui faccio una specie di battuta che non so quanto sia simpatica, ed è che questo Ferioli, che ha guidato l'azienda prima di me e con me, ha sempre fatto la battuta che i bimbi subito dopo il latte mangiano i tortellini, no? In questo luogo. Non so quanto questo incida sul fare degli ottimi motori, un buon processo produttivo, eccetera, eccetera, ma così è una battuta per dire che c'è una forse anche un'alimentazione, uno stile di vita, una serie di elementi collaterali che alla fine costituiscono un humus nel quale vengono fuori delle risorse umane di valore. Mi sono passate davanti agli occhi e con i quali ho collaborato tante persone che vedo regolarmente da messa al supermarket o in giro per strada, e con, devo dire, rispetto reciproco, non ho nessuna persona che mi guardi in cagnesco, anche se mi sono comportato in alcuni casi in maniera rigorosa. Ci sono stati dei momenti in cui ho dovuto fare come fa il chirurgo, tagliare per evitare che il bubbone si estendesse. Io ne approfitto in ogni momento, anche quando ho concluso la mia collaborazione, per ringraziare questo tipo di personale, sia quello che c'era ancora a quel momento, sia quello che mi ha preceduto, perché insieme abbiamo fatto delle buone cose, ripeto, anche quando la situazione è diventata molto difficile. Poi abbiamo sempre apprezzato, lo apprezzano anche altri, grandi professionalità di questo tipo di personale. Siamo rimasti gli unici, va bene che il gruppo Fava e Baltur rappresentano qualcosa di importante, ma quando dobbiamo prendere le centinaia di persone, purtroppo delle volte dobbiamo anche mettere a casa centinaia di persone, è evidente che si muove una massa critica molto, molto più importante. Abbiamo sempre, siamo settori, siamo stati rigorosi nelle assunzioni, però abbiamo sempre trovato una buonissima base, anche quando abbiamo trovato degli inglesi o degli americani o dei tedeschi messi con noi, sono diventati, fra virgolette, centesi, che non saprei cosa vuol dire, nel senso che provano a parlare in dialetto, non hanno ancora imparato l'italiano, ma sicuramente provano a dire Turtlein e robe di questo genere. Però è gente che posso aver trattato anche in maniera severa. Però glielo dico, perché io li vedo, ci prendiamo l'aperitivo assieme, parlano benissimo, direi, quindi... Ma io credo che adesso non voglio darmi delle arie, non ci penso nemmeno, non l'ho mai fatto, però un insegnante, un capogruppo, un capo azienda abbia dei doveri sociali, che sono quelli di pensare alle persone, al mondo delle persone, non soltanto all'affare del momento, poi il giorno dopo non c'è più l'affare. Però è assolutamente necessario che sia scevro da ogni
considerazioni di parentela, di amicizie, di conoscenze, quando Machi il cartellino, un po' la storia tra il lupo e l'agnello, dove nel momento sono amici prima, ma nel momento in cui marcano il cartellino, il lupo fa il lupo, l'agnello deve fare l'agnello, non è possibile diversamente, non ci si capisce più niente. L'azienda è una situazione complessa, ripeto, il ruolo sociale che hai è importante, ma è importante che la gente ti veda il giorno del terremoto, essere il primo ad andare in fabbrica, ad andare a vedere cosa succede, con la gente terrorizzata fuori che si chiede se è ammattito improvvisamente, ma anche a fare i lavori dopo 2 ore, 3 ore, 4 ore e 4 giorni dopo rientrare tutti in fabbrica per rispettare le consegne, eccetera. Quindi sono cose che poi alla fine qualcuno apprezza, perché l'esempio, l'essere davanti a tutti in un qualche modo paga, ma non è che uno lo faccia perché ha deciso di ricoprire un ruolo e poi magari non lo sappia ricoprire, lo fai perché lo sai fare, perché è una cosa che ti viene da dentro, se no di cose finte si fanno una volta, la volta dopo ci si contraddice. Quindi io ho ancora della gente che considera, ma io considero molto loro. E questo è stato molto positivo, lo è. Io se dovessi intitolare i miei 30 anni, li intitolo come 30 anni di amore e passione, di amore e impegno, non saprei come dire, amore e dedizione. Ora, non vorrei che venisse mal interpretato, la cosa però che mi dispiace, guardo in faccia ad una giovanissima vedo, è che 30 anni in un'azienda, anima e corpo, sabato e domenica, perché è roba tua, non so se si possa trasmettere ai nostri figli e nipoti per come è cambiato il mondo. Cioè, di sicuro in Fiat 30 anni non ci sta più nessuno, soprattutto in uno stabilimento, quando sono stati 3 anni li cambiano. Ma a parte questo vedo una labilità, una temporaneità, precarietà del lavoro che non consente di dedicare passione, dedizione, eccetera, o perlomeno io lo consiglio, perché se anche uno va in un posto per starci 6 mesi, bisogna chiedere tutto se stesso. Secondo me mettersela tutta, qualunque lavoro si faccia, è estremamente, come posso dire, appagante, perché se no non ci si diverte mica tanto. Quindi la temporaneità, la precarietà non giustifica il fatto che uno non si debba impegnare al massimo lo stesso. Anche se ripeto che questi cicli di lavoro di 20-30 anni in un posto, la vita, eccetera, eccetera, sono cose ormai da altri tempi, forse sono valori di altri tempi, se valori sono. Sicuramente uno stile. La cosa che è venuta fuori è quella che volevo, perché parlando con Robert, con amici così, insomma, che hanno collaborato con lei da vicino e che mi raccontano tutte le sere queste imprese, perché adesso io non voglio esagerare, però VM è talmente radicata nel territorio che possiamo considerarla un'impresa epica, il fatto di riuscire a passare dal dopoguerra a questo tipo di... Sono 70 anni oggi, in quest'anno. A questo tipo di... Cioè, partendo da Lancini e Martelli per andare, mio papà mi raccontava, per arrivare a questo futuro che, come dice lei, è ancora positivo, vuol dire che c'è qualcosa. Io lo vedo sia nel prodotto, siamo d'accordo, ma lo vedo soprattutto nelle risorse umane, perché è quello che volevo che venisse fuori, perché questi ragazzi, questi ingegneri con cui parlo così, mi dicono tutti lì c'è voglia di fare, la fabbrica che sentiamo noi è nostra, e oggi come oggi è difficile trovare dei dipendenti che dicano la fabbrica la sento mia. Questo è uno di quei valori che mi piacerebbe che continuasse il tempo,
se mi ha detto che le prospettive no, beh, io ci credo, sono. Le prospettive ci sono, è chiaro che l'azienda cambia, è un'azienda dove viene molto più valorizzata la disponibilità, la rotazione, lo spostamento, eccetera. Lo si fa quasi di stile. Il mondo è cambiato molto, non si può stare a fare un mestiere per 30 anni, a parte il mio, lo fai per 30 anni, se fai 2 anni qua, 5 anni in Turchia, 2 anni a Cassino, 2 anni a Torino. Che può essere un arricchimento. Che è sicuramente un arricchimento professionale, ma è un arricchimento anche per le aziende, perché l'azienda, perché chiunque venga è nuovo, non considera certi retaggi. C'è anche la parte negativa, se vogliamo, nel senso che io sono qua e scorro, per cui mi lego zero all'ambiente, non mi interessa nulla di quello che succede, non è vero, però insomma, diciamo che estremizzando c'è anche questa situazione a tempo, per cui io devo fare la mia corsa, ma io so quanto devo correre, non devo fare una maratona, devo fare una corsa di 100 metri, forse di 200, poi io, e quindi il risultato lo devo fare in un periodo breve, e non sempre i risultati nel periodo breve sono risultati. Però c'è una parte centrale a Torino, sia sull'ingegneria, io la definisco a Torino, magari non è nemmeno fisicamente a Torino, però di Fiat, del top di gestione e di dirigenza, sia per quello che riguarda proprio il business in generale, l'ingegneria, la produzione, eccetera, che è particolarmente attenta ad un futuro. Quindi non è vero che ci sia una precarizzazione dell'intervento, del periodo. Si pensa a come ampliarla, come fare i parcheggi, c'è tutta una serie di infrastrutture che fanno il pensiero, adesso non dell'imprenditore, conosciamo 5 o 6 nomi e cognomi, sappiamo bene di cosa parliamo, è chiaro che non c'è quell'imprenditore lì, è un po' quello che ho fatto io, ma questa viene meno, però c'è una visione dall'alto, che è assolutamente volta a guadagnare un futuro importante. Ma questo vale nell'area automotive, ma vale anche nel settore industriale, nel settore marino. Poi è evidente che le politiche aziendali sono diverse, sono state diverse in passato, io ho tenuto insieme tutto, oggi può darsi che tutto non si riesca a tenere insieme, perché uno è una divisione di business, un'altra una divisione di business, ma di sicuro l'azienda viene vista molto bene ed è potenzialmente molto capace. Il futuro del diesel, domanda molto complicata. Ma il diesel ha sempre avuto queste situazioni alterne, e noi sapevamo negli anni che sarebbe andato in difficoltà il piccolo diesel, perché su delle vetture di scarso costo, di prezzi base, insomma su dei low cost da 10.000 a 15.000 euro, il sistema di after treatment, quindi tutto il sistema che viene a valle di un motore diesel, è più complesso di quello che viene a valle di un motore a benzina. Per cui sapevamo che il diesel sulle macchine piccole avrebbe avuto delle difficoltà da un certo momento in poi, da Euro 5, Euro 6 in poi. E infatti qualcosa è già accaduto in quell'area. Anche se abbiamo ancora dei tre cilindri, Ford ha investito moltissimo in un tre cilindri, tutti hanno un tre cilindri di 1000 di cilindrata, un quattro cilindri di 1000-1200 di cilindrata, sto parlando sempre di diesel, e quindi sto parlando della Mini, della Picasso, di diverse vetture, nelle più diverse, i Toyota, eccetera, le più diverse marche. Non si è mai pensato, finché non è arrivato Dieselgate, che ci sarebbero stati dei problemi così grossi nel mondo alto, perché eravamo arrivati a dei punti dove la media, faccio per dire europea, è 55-60%, diciamo 60%,
che vuol dire che il benzina non è il 40 ma è il 25 o il 30, perché di mezzo c'è il metano, c'è l'ibrido, c'è il gas, eccetera eccetera. Il Dieselgate ha sovvertito il mondo, perché ha rimesso in discussione che tutto quello che si stava facendo era più o meno truffaldino. Naturalmente si partiva da uno che truffaldino era e lo si è esteso agli altri più importanti. In Europa questo non c'è ancora, però in America non se ne vedeva l'ora, perché diventava subito la mossa giusta per fermare l'invasione della tecnologia europea. Gli europei hanno investito per anni miliardi di euro nel diesel, abbandonando il benzina ai suoi destini, e quindi il diesel era valido per l'effetto serra, era valido per l'NH, per il CH, per il CO2, per tutte le varie forme di emissioni o di riscaldamento del pianeta, emissioni e consumi eccetera eccetera, quindi soprattutto la forte riduzione dei consumi. Con quello che è accaduto abbiamo 2 anni di ripensamento. E in questi 2 anni di ripensamento succede anche che c'è una restrizione forte nelle maglie di controllo, non entro nel dettaglio, ma restrizione forte nelle autorizzazioni, nelle omologazioni, al punto che qualche costruttore, se non tutti, ha deciso di non portare avanti il diesel in America perché è troppo complicato, mentre in Europa continua ad avere successo. Io credo che il record di BMW dell'anno scorso e di Audi l'anno scorso dicono che il diesel in Europa, nell'EMEA, è ancora fortemente, ancora forte appeal, fortissimo appeal. Panamera ha appena lanciato, mi sembra, un 8V diesel da 400 e oltre cavalli, la Kia ne ha fatto uno di 2,2 di cilindrata, cioè, la Giulia si vende quasi solo col 2,2 diesel, quindi parliamo di un mondo che è ancora in forte sviluppo. Però è chiaro che in questi 2 anni c'è stata un'accelerazione fortissima verso l'ibrido. Non parliamo di elettrico, perché vogliamo parlare di cose serie, e quindi sull'ibrido però ci sono delle ragioni. Cioè, l'ibrido ha un forte senso non solo nel mondo auto, ma anche nel mondo industriale, perché introduci, oltre ad un motore a benzina o diesel, quindi il diesel ibrido ha ancora più senso, perché sommi le più ridotte emissioni del diesel all'elettrico, ma hai la possibilità di avere più motori a bordo e accumulando dell'energia con delle batterie che purtroppo non sono ancora all'altezza della situazione e consentono per il momento solo un appesantimento del veicolo, però consentono di immagazzinare energia, e quindi hai la possibilità in certi momenti in cui hai bisogno di spunto, un po' come il KERS nella Formula 1, hai la possibilità di buttare dentro, oltre al motore che hai, altri uno motore, e quindi va tutto in aggiunta per dei momenti, perché poi non è che tu abbia immagazzinato più di tanto. E questo lo si vede soprattutto nel mondo industriale, dove quando uno ha bisogno di un certo numero di cavalli, per esempio nel movimento terra, c'è il momento in cui spinge avanti la terra, alza la pala, nel frattempo sterza, va avanti col veicolo, butta dentro al camion, eccetera, in quel momento ha bisogno di una quantità elevata di cavalli. Poi tutto il resto lo fa con molti meno cavalli. Quindi riduce il motore, quello ad alimentazione diesel, motore ciclo 8 o quel che è, potenzia almeno uno motori elettrici, molto spesso 2 alle ruote. Quindi si capisce facilmente che in questo mondo l'ibrido diesel hanno significato. Adesso poi con i nuovi motori, con i fili motori elettrici, con i fili non a sezione rotonda ma quadrata, eccetera, si fanno dei motori compatti con moltissimi cavalli, più leggeri e con moltissimi cavalli. Quindi effettivamente l'ibrido, che fino ad oggi ha rappresentato quel qualcosa che devo avere ma non ci credo, da ora, da questi periodi
in poi comincia ad essere un qualcosa che devo avere e basta. Non è che devo avere, non ci credo, e credo che avrà uno sviluppo considerevole. Il diesel ha sicuramente 15-20 anni davanti, non dico fatti come prima, però con possibile riduzione, ma non soprattutto nelle gamme dove opera VM non se ne parla neanche. Poi il diesel industriale o marino, il diesel industriale non se ne parla neanche, cioè il camioncino, il trattore. Quello che volevo sentire dire. Non se ne parla neanche. Certo, è un momento che io configuro come quello che è stato il 90-91, dove si vietava alle città, alle macchine con motore diesel di entrare in città. Ci sono dei momenti di ostracismo, dei momenti in cui ti si blocca qualcosa, ci sono stati anche dei momenti, se ricordiamo, in cui tutti dicevano il carbon fossile non c'è più, i fossili non esistono, abbiamo poche ore davanti, bisogna trovare una soluzione al petrolio. Sono quelli delle scie chimiche che dicono così. Sono quelli delle scie chimiche che dicono così. Cioè, provi a dire, cioè, lì del petrolio ce n'è, che tutti diventeremo vecchi col petrolio. Però non c'è dubbio. Le altre soluzioni, è inutile dire, adesso lo vedo anche in certe produzioni di energia, basta con la centrale termica, eccetera, tutto eolico. Poi vai in Puglia, l'eolico è fermo, le centrali vanno. Cioè, bisogna poi dopo farle anche girare, non solo farsi dare i soldi negli investimenti. Comunque, io ho una grande fiducia nel diesel, anche se le maglie si stanno stringendo, è quello che stavamo cercando di fare, da addirittura arrivare ai 100 cavalli litro, ai 100 kilowatt litro, che ormai ci sono dei 2 litri da 250 cavalli, dei 3 litri da 340-350 cavalli, ma a parte i cavalli, cioè, abbiamo chiesto al diesel di essere un Formula 1, di avere delle robe che naturalmente con una fortissima riduzione dei consumi, cioè, vogliamo tutto, vogliamo delle grandissime prestazioni e delle emissioni e dei consumi ridottissimi. Bisogna cominciare a pensare che il mondo proprio non è illimitato. E come dico più volte, guardiamo anche al nostro prodotto, stiamo attenti, non possiamo aver tutto. Se è piccolissimo di ingombro o molto piccolo di ingombro, è chiaro che gli manca qualcosa. Se ha, quindi bisogna valutare i pro e i contro e cominciare, fra virgolette, ad accontentarsi. Che è una cosa che deve succedere, perché sennò sparando in cielo si rischia effettivamente di avere delle delusioni. E invece nel futuro dell'ingegnere Galimberti cosa ci sarà? Ma mi sto occupando abbastanza del lavoro interessante che sta facendo mia figlia, indegnamente aiutandola, perché è molto brava e che fa il suo lavoro di architettura, ma con famiglia e tutto effettivamente ha molto da fare, un lavoro che è una cosa che mi piace. Poi sicuramente ci saranno aziende, realtà economiche nel contorno, anche importanti, dove spero di poter dare un contributo, che non è sicuramente a fronte di fattori economici o altro, ma mi piacerebbe essere d'aiuto in base all'esperienza che ho. E lo farò. In particolare a quali aziende si riferisce? Ci sono aziende che conosco, di cui conosco i titolari, e quindi non ho ancora concluso niente, non ho nessuna intenzione di concludere neanche delle cose particolarmente impegnative. Devo dire che mi piacerebbe fare il consulente senza trovare di nuovo delle rogne e delle difficoltà particolari, ma lei sa meglio di me che se ti tirano per la giacca è perché ci sono delle difficoltà di qualche genere.
Vedrò adesso che cosa farò senza nessun patema, nessun vincolo. Di sicuro non sto fermo, di sicuro non ho tirato fuori le pantofole, non le ho comprate. Non l'avrei neanche, sinceramente, dopo 30 anni di arrembaggio, perché sono stati 30 anni E importanti, questi 42 di lavoro, però. 42 di lavoro. No, beh, credo che si possa essere e si debba essere utile, anche perché cosa fa? Beh sì, uno acquisisce tanta esperienza. Vorrei occuparmi di cose per le quali vedo una certa difficoltà e altre dove vedrò di valutare se riesco a una certa obiettività e nello stesso tempo, ripeto, senso di responsabilità, cioè non ho intenzione di andare a fare delle robe. Ma ci Sono sarà già una sta. parte anche riservata più, che ne so, all'hobby, allo sport, al tempo libero, ai viaggi o qualche cosa del genere, Ma non so, oppure sono domande provo. sciocche, però. Ho a metà strada qua in campagna un orto Ne so qualcosa, ne so che qualcosa. vorrei farle vedere con piselli e le robe varie Ecco, lo stiamo facendo piantate. anche noi, quindi voglio vederlo. No, vabbè. E quindi, bello o brutto che sia, ho rifiutato, ma ci ho pensato di avere qualche animale, ma poi ho detto no, almeno il primo anno no, perché se no facevo anche quell'errore lì. Ho tentato, e non so a che punto sono, di comprare della terra e di avere il terreno a cui dedicarmi. È tutto molto difficile, molto complesso, ma non lo prendo come anche qui un problema da non dormire di notte. Se ci riesco bene, se non ci riesco, perché mi si frappone una serie di ostacoli, vedrò di svicolarli e al limite fare qualcos'altro, ma di sicuro della terra ne compro e mi piacerebbe. Sono sempre stato in campagna, sento molto il richiamo della campagna. Non so, Condivido. non sono un contadino, ma mi piace interessarmene. Se parlo di campagna dico meno sciocchezze che se parlo di altre cose, e quindi mi piacerebbe. Faccio un paio di domande che sicuramente farebbe Giulia. È un pochino più così leggere, perché abbiamo parlato di cose veramente molto interessanti e importanti, però sì, ci sarà anche sicuramente qualcosa nella persona. Si ritiene una persona soddisfatta di quello che ha fatto nella sua vita, oppure col senno del poi, classici ripensamenti oppure riflessioni, così magari qualche cosa andrebbe a limare, non dico cambiare, limare o a sfumare, ecco, non Se so. si pianta lo sguardo nello specchio retrovisore, non tutto magari è positivo. Io ho avuto delle difficoltà, le ho superate. Dico sempre che in Vietnam, se uno ci va e torna da sopravvissuto, è un grandissimo arricchimento. Dico Vietnam per fare un Sì, da sé. esempio di grande guerra. Quindi anche quelle due o tre aziende piccole in cui sono stato 2 anni, l'una non particolarmente importanti, ma ne ho fatte di altre, tutte mi hanno arricchito, tutte sono state importanti. Io delle cose negative non riesco a vederne, non riesco a vederne. Devo dire che sono stato molto fortunato, sia con la gente che ho incontrato, le proprietà che ho avuto, eccetera, per cui non ho, pure luci ed ombre, non ho né ripensamenti, né avrei fatto cose diverse. Ma né come azienda, né come lavoro, né come famiglia, né altre cose. Devo dire che guardo le cose molto positivamente, se qualcosa non funziona, vedo in casa, si disperano, blocca tutto, scappiamo via, eccetera. Non è la mia. Cioè, siamo fatti, l'ho sempre detto, cioè un direttore d'azienda o un capo azienda è fatto per risolvere i problemi, no?
altre cose. I problemi vengono da soli. Solo meriti non esistono. No. Quindi sei lì per gestire le problematiche. E adesso che mi capita che uno compra la terra, poi mi si frappone uno, non riesco a farlo, eccetera, eccetera. Beh, adesso vedremo, andiamo avanti. Di sicuro avete non mollo né al primo, né al secondo, né al terzo colpo. Vediamo di gestire le cose, di sperarsi, no? Ci si dispera sulla mancanza di salute o su altre robe del genere, ma anche lì si va dal dottore, si lotta, si taglia, si cuce, bisogna vedere le cose così, se no no. Un consiglio per un giovane, che oggi come oggi si trova ad affrontare una realtà difficilmente spiegabile o leggibile. È quello che dicevo, cioè parlare del maniera, adesso io non voglio dire, io non ho nulla di trionfale, non voglio neanche usarlo questo termine, però in termini positivi, in una situazione che è oggettivamente negativa, sfilacciata, di nessuna fiducia reciproca, poca voglia di dedicarsi agli altri, credo che sia una cosa complicata. Io lo dico con mia figlia, ma lo dico anche con i due nipoti, vorrei sempre che faceste le cose al meglio. Oggi abbiamo partito di pallacanestro e persa, questo non è successo, non esiste persa. Tu vai dentro e fai, ti scanni, alla fine perderete addirittura di 50, 60, 70 punti di differenza, ma ti scanni, vieni fuori distrutto. E io l'ho sempre fatta così la cosa, esageratamente anche, però no, io prima ho usato il termine se non ti diverti, non è l'espressione giusta, però l'appagamento che si ha a mettersela tutta è notevole. Nella vita, nello sport e nel lavoro, dappertutto. Nella vita, nello sport e nel lavoro, nella famiglia. Ma anche occupandosi di altre cose, io mi sono occupato di tutto, a 16 anni del terzo mondo come gruppo scientifico, come tutte quelle robe lì, portando via tempo a se stesso, alla famiglia, alle cose, facendolo in ritardo, facendo sempre male, perché facendo tutte queste cose sempre male, ma anche fai Rotary, lo fai e ci butti dentro di tutto. Tutto te stesso, la famiglia, anche i figli, in quel momento se ne occupano anche loro. Questa è una roba che secondo me sposta le montagne. La montagnina che tu hai, una collina grande come Monte Borra, quindi non. Però è evidente che se ci metti tutto te stesso è tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. Può darsi anche ti porti al fallimento, vabbè, se il giorno dopo riparti. Il valore più grande in una persona, in un uomo, in una donna. Qual è secondo lei il valore più grande? Ma non lo so, io considero, ce ne sono diversi dei punti, cioè l'onestà, la trasparenza, ma anche la generosità, cioè quando io parlo di ruolo sociale intendo tentare di fare le cose per gli altri, che non vuol dire onlus, eccetera, eccetera, no, vuol dire avere una visione che in un qualche modo abbia un riflesso positivo sul mondo al contorno. Non siamo, nessuno di noi è in condizioni di poter cambiare il territorio, il mondo, però la visione non è una visione, non deve essere, quello che io raccomando una visione non egoistica, una visione non se fai i fatti tuoi pensando agli altri, rischi che vadano benissimo anche i tuoi. Voglio dire, un pensiero positivo nei confronti del mondo al contorno lo ritengo molto, molto importante. Oh, questo vuol dire determinazione, coraggio, vuol dire tanta roba, non. Però tra onestà e generosità c'è molta strada da fare, che non è altruismo, non è forse non egoismo.